sapere cosa è successo oggi. Ma Valerio, non me lo dire, tu ogni volta che entri una notizia negativa. Poi c'è persona che sfoggia, non mi parlare perché tu sei sempre negativo, negativo. E basta. Siamo più con la didattica a distanza. La didattica a distanza è un altro po', io non ce la faccio. Valerio, no, non ce la faccio più. Non se ne può più. Non se ne può con questa storia qua. Ragazzi, basta lamentarvi. E vorrei guardare la bellezza del nostro territorio. Infatti sta per nascere TAP, lo spazio digitale promosso dal servizio diocesano della nostra pastorale giovanile, il Foggia Bovino. Uno spazio dove i protagonisti potreste essere voi, per condividere insieme con ciascuno di noi eventi, esperienze, raccontare il bello del tempo dei giovani. Vi aspettiamo numerosissimi, ragazzi. E ovviamente seguiteci su YouTube, Twitch, Facebook e Instagram. A presto, ciao! Puntata di TAG, Tempo ai Giovani, il progetto della Arcidiocesi di Foggia-Bovino che permette a noi giovani di dare un nuovo taglio, una nuova visione di quello che è il concetto della nostra città. Quindi vado a ringraziare subito coloro che hanno permesso questa produzione, in primis Don Giuseppe, ma anche l'Arcivescovo Vincenzo Pelvi, che intervisteremo nel corso di questa puntata. Ma prima io e Ilenia, che saluto. Ciao Gabriele. Andiamo a conoscere il responsabile dell'ufficio comunicazione dell'Arcidiocesi Foggia-Bovino, ovvero Don Massimo Di Leo. Ciao Don Massimo. Buonasera a tutti, ciao, grazie. Allora, Don Massimo è il parroco della parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario ed è il responsabile, come ho già detto prima, della comunicazione. Prima domanda che ti faccio, quanto è importante comunicare? Tutto è comunicazione, no? Tutto ciò che le relazioni, quindi certamente è una cosa... una realtà importante che va valorizzata. Certo, i più giovani che vivono immersi nel mondo dei social, di tante altre realtà, hanno bisogno certamente di un supporto in più, però non solo loro, è una cosa che riguarda un po' tutti, perché questa emergenza ci ha privato di tante cose che davamo per scontate e abbiamo bisogno quindi di recuperare attraverso i mezzi, attraverso ciò che le comunicazioni ci possono permettere di fare. Don Massimo, io invece vorrei chiederti, sì, quali sono le nuove sfide che la Chiesa deve affrontare in termini di comunicazione? C'è bisogno di imparare un linguaggio. Noi diamo per scontato di parlare tutti la stessa lingua, invece non è così. Tanti concetti, tante cose non sono sovrapponibili sempre. E questo crea il problema fra le generazioni. Poi mettiamoci anche l'accelerata che in questi ultimi decenni ha avuto lo sviluppo, la crescita di tanti mezzi, di tecnologie, eccetera. E questo certamente ha complicato, perché ha reso più veloce questo processo di cambiamento, e però d'altra parte l'ha reso più urgente. Quindi è importante conoscersi. E quindi è importante entrare, avere confidenza con determinati linguaggi proprio per essere più vicino. Ci tenevo a ribadirlo perché l'ho detto in apertura, questo progetto, il progetto di TAG Tempo ai Giovani, è in sinergia con quella che è l'Arcidiocesi di Foggia-Bovino, quindi con l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali che curi insieme a Don Sergio Simone, e comunque tutti i volontari, tutte le persone, i ragazzi che collaborano alla riuscita di questa idea. Quanto secondo te è importante avere in una diocesi come quella di Foggia-Bovino, che è importante ed è molto estesa, un contenitore virtuale per i ragazzi del genere, e soprattutto può invogliare anche altre realtà a fare lo stesso? Bisogna fare gioco di squadra, nel senso che non è il tempo dei compartimenti stagno, quindi c'è bisogno di dialogare, c'è bisogno che le varie realtà entrino in relazione, e quindi valorizzare gli spazi, i momenti, gli strumenti come questo di TAG ad esempio è fondamentale. Certamente i ragazzi hanno bisogno di socialità, hanno bisogno di relazioni e questo spazio certamente li può aiutare. Ti ringraziamo per questo tuo intervento e grazie per voi, questa riflessione sul linguaggio sempre molto attuale ed utile. Speriamo di incontrarci presto di persona.
Ora Certo, andiamo a certo. incontrare il vescovo e possiamo partire con la nostra sigla. Grazie. Grazie, grazie a tutti, buona serata. Foggia Bovino, benvenuti a questo primo appuntamento di TAG, Spazio ai Giovani, Tempo ai Giovani. Siamo qui in compagnia mia, c'è Ilenia. Ciao Ilenia. Ciao Gabriele. Ma soprattutto c'è con noi colui che ha voluto fortemente questo progetto, questo spazio virtuale dedicato a tutti i giovani di Foggia e anche della provincia foggiana, ovvero il nostro arcivescovo Vincenzo Pelpi. Buonasera arcivescovo. Ciao, ciao. Buonasera eccellenza. Allora, io premetto di essere molto orgoglioso e emozionato ad essere qui con lei oggi per dialogare, per parlare e sono un po' il portavoce di tutti quei ragazzi che come me frequentano il liceo, frequentano l'università e quindi vogliono un po' interfacciarsi con il mondo della Chiesa, ma prima ancora con un'istituzione quale è lei. Innanzitutto, quali sono le sue sensazioni sui giovani attuali, sulla situazione di Foggia legata al contesto giovanile? I giovani hanno bisogno di adulti significativi di riferimento. La giovinezza, gli anni della giovinezza sono un percorso di speranza che si apre ad un futuro di sogni. Non fermare mai la creatività e la generatività che nella mente, nell'intelligenza, nel cuore, nell'affetto dei nostri giovani. I giovani hanno bisogno di essere amati. L'amore è comprensione. I giovani sono maestri in questo territorio di relazioni autentiche, perché ogni giovane ha delle risorse che si risvegliano nell'incontro, nella relazione. Direi un giovane rinasce ogni mattina nella sua giovinezza. Cosa dire allora ai nostri giovani del territorio? Che senza i giovani non c'è un'avventura di futuro luminoso. Io direi che abbiamo bisogno come realtà territoriale di avere genitori, adulti significativi, cioè che sanno dare un senso, che sanno dare una testimonianza di valori, perché tante volte possiamo avere degli adulti che esigono dei valori vissuti dai giovani, ma noi non abbiamo bisogno di maestri. Tutti vogliono essere maestri, noi abbiamo bisogno di adulti testimoni, cioè il contagio avviene non attraverso il saper dire, ma l'esserci, l'accostarsi, la sintonia, l'armonia tra adulti e giovani che camminano insieme. Ai giovani non piacciono le formalità, i giovani hanno bisogno di persone che in maniera coerente sanno raccontare nella fattibilità, nella concretezza quotidiana, la vita del bene, la vita del coraggio, la vita della sintonia, soprattutto credo l'amore che è la base di ogni gioia giovanile. Padre, lei ha parlato di talenti, ma tante volte i giovani hanno paura a mettere a frutto i propri talenti, si sentono bloccati, si sentono giudicati. Ma la paura è un'emozione primaria ed è diffusa. Chi di noi non ha mai sperimentato questa emozione?
Cosa direbbe a un giovane che oggi si sente bloccato dalle sue paure? Io credo che oggi bisogna cominciare ad avere fiducia in se stessi e bisogna entrare in sé non solo per rimproverarsi, ma per amarsi, per accettarsi. Cioè credo che i giovani di oggi hanno bisogno di riscoprire e risvegliare le loro risorse, che sono risorse positive, e quindi essere innanzitutto buoni con se stessi, cercando di tirar fuori, cercando di raccontare anche a sé, nel silenzio del proprio cuore, nelle situazioni drammatiche della propria vita, raccontare che ce la facciamo e ce la possiamo sempre fare, e che se la paura ci paralizza in alcuni momenti, e l'amore che i giovani hanno nell'animo, nella storia loro, è sempre più forte della paura. Cioè la paura è una dimensione del nostro essere, della nostra fragilità. Forse questo è l'aspetto che nella gioventù, forse negli anni giovanili, non si considera. Cioè, insomma, tutti noi abbiamo delle fragilità, e la fragilità non è un male che deve spaventarci, ma la fragilità è un'opportunità che deve farci crescere, perché le fragilità ci aiutano a reagire a quella parte di noi stessi che va verso la delusione, che va verso la disperazione, che annulla ogni bene e che alla fine ti fa trovare con te stesso o te stessa senza significato e senso della vita. Per cui i giovani hanno la tenacia e l'audacia di reagire, ed è questa, credo, la carica virale più interessante dell'età giovanile. La fragilità diventa una via per costruire un domani nella verità e nella concretezza dell'esistenza. Cioè i limiti fanno parte di noi, e il limite è, se lo abbiamo, è una palestra, potrei dire il limite è un cavalcavia su cui dobbiamo o camminare o correre per andare oltre quella situazione o quel disagio. Ma quello che è più forte oggi è questa fragilità psicologica, per cui non possiamo camminare da soli, abbiamo bisogno l'uno dell'altro, e Gesù aveva intuito bene questo discorso, perché mandò gli apostoli a due, perché se uno era stanco l'altro lo sollevava, e se uno poteva essere in una situazione di disagio, l'altro poteva sostenerlo. Il segreto per superare ogni forma di fragilità non è l'esclusività, ma è l'inclusività. Non è togliere l'altro, ma è mettere l'altro nella nostra vita. Padre, voglio farle una domanda sulla comunicazione. Questo progetto che lei ha voluto fortemente, si è fatto promotore di TAG, ovvero Tempo ai Giovani, è diretto alla comunicazione. Noi giovani intervisteremo lei quest'oggi, ma ci saranno ancora tanti ospiti che non voglio svelare. Quanto è importante al giorno di oggi la comunicazione, che ha subito comunque delle novità? Lei come preferisce informarsi e cosa legge, e quali sono le, abitudini che ha nella propria quotidianità? Ma io credo che la comunicazione oggi nasce con la nascita, e quindi chiaramente a una certa età non è che c'è quella familiarità con i social che possono avere oggi già i ragazzi delle scuole materne. Quello che mi pare importante però è che la comunicazione comporta anche dei rischi, cioè il rischio del virtuale, che tante volte
sostituisce, no, la concretezza della visibilità fisica, della presenza fisica, cioè il virtuale non può sostituire l'empatia, no? La lettura dell'altro, dell'interiore dell'altro attraverso uno sguardo, attraverso una parola, attraverso un sorriso, attraverso un abbraccio, per cui direi è positiva tutta la dimensione oggi della comunicazione virtuale, però dobbiamo anche non estremizzarla, cioè insomma i giovani alla fine possono diventare degli isolati perché si costruiscono un mondo virtuale dentro cui poi respirano, però perdendo quell'incontro di vita diciamo sociale, di vita relazionale, quei rapporti fatti di carne e ossa che ci mettono l'anima dinanzi all'animo dell'altro. Si rischia di essere asociali sui social, e questo è il paradosso di questa era tecnologica. Guardarsi negli occhi, quanto è importante, perché noi tendiamo sempre a mettere le etichette su questi social. Direi in certi momenti della vita, in dei passaggi della vita è determinante, è fondamentale. Cioè in dei passaggi della vita lo sguardo diventa molto più di una parola. Cioè la parola non riesce a contenere a volte tutto quello che uno sguardo può esprimere. Dallo sguardo noi possiamo veramente arrivare a comprendere anche le situazioni che non si esprimono o che non si riesce a raccontare verbalmente, però lo sguardo è come se fosse quasi direi uno squarcio aperto anche nel buio di una situazione esistenziale, no? Annerita, forse deludente, però uno sguardo può trasformare lo sguardo dell'altro che legge in sé e che recupera piano piano la trasmissione. È chiaro che tutto poi è connesso, non solo attraverso i mezzi di comunicazione c'è la connessione, ma nella corporeità c'è tutta una connessione, perché anche gli occhi poi fanno risvegliare lo sguardo in un certo modo, lo sguardo, il pensiero che si esprime attraverso la parola, e quindi il pensiero, la parola, lo sguardo che si esprimono nella gestualità, tutto questo diventa la bellezza di una armonia, di un insieme della persona che veramente poi alla fine è contenta di vivere. Questo nuovo spazio digitale che sta nascendo, TAG, può essere considerato una forma di generatività sociale? Io penso che sia veramente una iniziativa originale nella realtà ecclesiale, e oltre ad essere originale in questa nostra comunità di Foggia, comunità cristiana di Foggia, è un'esigenza che nasce dal cuore di tanti giovani, e quindi è un'esigenza non che viene determinata dall'autorità costituita oppure quasi dall'alto viene imposta, ma viene ad essere avviata da tanti giovani, tante persone che nella comunità cristiana sentono il bisogno di dialogare, di far arrivare un messaggio di amicizia, di mettersi in gioco, perché vale la pena dire agli altri che insomma i sogni non sono da frantumare e le speranze non sono da escludere. Credo che questo servizio della pastorale giovanile possa diventare veramente una trasmissione di sguardi interiori e un sapersi porre accanto
a coloro che in maniera distratta forse vivono insoddisfatti, o a coloro che cercano e hanno bisogno di un riferimento concreto a cui aggrapparsi. Oggi tutto si gioca su relazioni autentiche che sono impregnate di generatività, perché più si generano queste esperienze educative come TAG, più noi riusciamo a fare un giro tondo, direi, con tanti giovani del nostro territorio che poi diventano anche delle opportunità per il futuro degli adulti. Cioè, gli adulti hanno bisogno di vedere giovani non, come dice Papa Francesco, non sul divano, ma creativi e costruttori, artigiani di un domani che loro stessi hanno intuito e che si preparano a costruire per un bene universale della pace. Padre, avere qualcuno che dice "io credo in te" penso sia una delle forme di amore, di attenzione e di fiducia più belle che possa esistere. Lei ha mai avuto qualcuno che inaspettatamente le ha detto "io credo in te"? È una espressione molto bella, però anche di grande responsabilità. Credere nell'altro e anche credere che l'altro diventi per me aiuto e accompagnamento. Cioè, diciamo che la fiducia nell'altro è anche riscoperta e risveglio della fiducia in se stessi. Se io ti dico "ho fiducia, credo in te", vuol dire che sto dicendo a me stesso che invoco, chiedo anche che tu credi in me. Il sentirsi dire "io credo in te" significa sentirsi dire "io ti voglio bene", no? E quindi se io dico "credo in te, ti voglio bene" è perché sono certo che anche tu me ne vuoi e anche tu credi in me, altrimenti questa, diciamo, questo sentimento espresso, se io che lo dico non sono convinto che tu credi in me e mi vuoi bene, ti accorgi subito se è formale oppure nasce veramente dalla sintonia di relazione di bene. Padre, ora in chiusura abbiamo delle domande da parte di alcuni ragazzi della scuola dell'Istituto Tecnico Professionale Altamura di Foggia. Allora, volevo domandare al Vescovo in che modo in futuro la Chiesa diciamo può contribuire all'aiuto di ragazzi in cerca di posti di lavoro. Questa volevo chiedere, in che modo la Chiesa quindi può contribuire in futuro ai giovani disoccupati. Grazie Michele. Volevo farla io un'altra domanda. Vai Gabriele. Io volevo chiedere al padre se come la Chiesa può far avvicinare i giovani alle loro attività. Ma io direi subito che innanzitutto lo studio per i ragazzi, per i giovani è fondamentale e bisogna veramente aiutare quella desertificazione scolastica, cioè scolastica, perché quello della parte molto dalle competenze, dalla formazione. Alla scuola.
e alla formazione, e quindi che non ci sia evasione scolastica e che tutti possano usufruire, perciò l'aiuto anche a famiglie che sono nel bisogno, con la didattica a distanza, per esempio, sono stati penalizzati alcuni ragazzi e giovani perché non avevano la possibilità di un tablet. E, per esempio, in questo, che devo dire, la Caritas diocesana ha provveduto a distribuire dei tablet proprio perché la formazione oppure delle borse di studio per ragazzi che possano continuare l'università e così di seguito. La Chiesa sollecita, risveglia, incoraggia un pochino i politici perché ci siano delle politiche aperte al lavoro e di una Chiesa che si fa compagna di strada della realtà sociale, che incoraggia, risveglia, annuncia, sostiene con la riflessione, con la preghiera, anche con l'esempio per tante iniziative che risvegliano la sensibilità di coloro che sono preposti proprio alla dimensione del lavoro. Il lavoro è un diritto e fa parte della dignità della persona. Se amiamo l'uomo, tutto l'uomo, non possiamo lasciarlo disoccupato, non possiamo lasciarlo a se stesso, ma il sociale deve essere veramente incoraggiato, sostenuto, e in questa realtà lavorativa, se un uomo o una donna non ha lavoro, come se fosse ferito, avesse una piaga nella sua dignità personale. Mi pare opportuno che la Chiesa non lascia nessuno da solo in qualsiasi situazione di vita, e quindi la dignità della persona è sempre garantita, tra virgolette, anche perché l'autenticità del messaggio è fare agli altri quello che vuoi sia fatto a te, e amatevi come io vi ho amato, e quindi la dimensione della Chiesa un po' penetra in tutte un po' le vene del sociale e della storia umana. Grazie. Allora, non posso che ringraziare lei e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Questa è la prima di tante interviste, come ho già detto prima, e come lei sa, sui social il tag è un'etichetta, cioè si mette questo cancelletto poi davanti una parola chiave. Per concludere, ci può lasciare le tre parole chiave di questa intervista? Abbiamo già detto amici, socialità, la terza qual è secondo lei? Relazione. Relazione. Grazie ancora, grazie Elena, grazie anche a Luigia e Valerio che ci hanno aiutato dietro le quinte. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui sulla pastorale giovanile di Foggia Bovino. Grazie. Oh, ciao padre. Ciao padre. Ciao padre. Ciao padre. Ciao padre. Ok. Ciao ragazzi. Avevo 23 anni. Questa piano, eh? 73. Napoli? Vedi? Sì, questa è la parrocchia dove ho celebrato la prima messa. Emozionante, vero? Perché poi, quando sono diventato vescovo, abbiamo fatto un'altra cosa, con un altro anno. Va bene? A posto, era.